Ciao a tutti, grazie, grazie che siete stati qui con noi stasera. Questa serata è dedicata a salutare i nostri soci e tutti coloro che dal mese di dicembre fanno parte di Noi per Roma e tutti quelli che stasera magari hanno aderito, hanno deciso di iscriversi e tutti quelli che verranno. Noi abbiamo cominciato in un giorno di pioggia torrenziale, molti di voi c'erano, le foto che avete visto lo raccontano. E da quel giorno abbiamo appunto, eravamo a Largo Argentina, sotto questo diluvio incessante abbiamo pulito quell'area archeologica. Abbiamo cominciato così e oggi ci salutiamo prima della pausa estiva, quindi oggi caldo, in mezzo tra quel 4 dicembre e oggi c'è tutta una storia di persone e una storia di eventi. Abbiamo pulito parchi, abbiamo spalato la neve che si è abbattuta sulla città di Roma nel febbraio scorso, abbiamo rotto il ghiaccio nel vero senso della parola e non della metafora, abbiamo pulito gli argini del Tevere, abbiamo sostenuto molti interventi solidali a Natale, ricordo il carcere di Casal del Marmo, il carcere di Re Bibbia, il carcere di Regina Celi, ricordo una bellissima iniziativa fatta per i ragazzi del Don Bosco, eravamo noi, eravate voi e l'associazione Noi per Roma. E una lunga catena di interventi, io direi tutti riusciti perché tutti amati, tutti fatti con il cuore, che è proprio quello che ci muove anche stasera, anche se questa versione di stasera è una versione naturalmente diversa, è una cena tra amici, è un saluto estivo. Però vedete il principio è sempre lo stesso, il principio che ci anima, il principio è racchiuso perfettamente nel simbolo che noi abbiamo scelto. Questa X, questo per, significa sempre e comunque moltiplicare gli sforzi, le forze, le persone, le energie, le idee, e significa anche dare vita a un incrocio organizzativo nel quale si intrecciano le esigenze di tutti noi, le esigenze di un quartiere, le esigenze di una città, le esigenze anche di un singolo cittadino o di una singola associazione che magari si rivolge a noi. E così è stato perché nel corso del tempo abbiamo conosciuto e incontrato persone impegnate nel sociale, nel non profit, associazioni e anche singoli cittadini e abbiamo messo insieme le nostre energie. E allora vedete, l'associazione ha due vocazioni, una è quella del decoro urbano, l'altra è quella della solidarietà e della sussidiarietà, come recita anche il nostro manifesto. Tutto quello che noi qui e stasera ci raccontiamo velocemente è nel sito, ma soprattutto nelle azioni che noi abbiamo fatto. Io direi che l'esperienza è stata assolutamente fantastica e anche direi didattica, perché ognuno di noi ha capito che soprattutto in questo periodo non è vero che rispetto alla crisi la reazione è stata quella di una chiusura, ognuno di noi invece sente il bisogno di fare qualcosa per qualcuno, per qualcun altro, e allora questo per significa essere dedicati sempre a qualcosa che ci supera. Il nostro slogan è quello: amiamo Roma come casa nostra, che può sembrare banale, ma io direi che invece ha un senso profondo, perché ognuno di noi rispetta la sua casa, la cura, la tiene pulita, non la rovinerebbe mai, e questa è la logica che noi dobbiamo avere nei confronti dei luoghi aperti. Non è vero che i luoghi che sono di tutti non sono di nessuno. Sono di nessuno se noi non li amiamo e se noi li lasciamo all'incuria e se pensiamo che dopo di noi non ci sarà nessuno. Si tratta di rovesciare la prospettiva, noi questo è quello che vogliamo fare. Ognuno di noi vuole essere educato, vuole contribuire all'educazione, vuole correre lì dove c'è un piccolo bisogno da intercettare e al quale dare comunque una risposta. Lo facciamo anche sostenendo le amministrazioni, talvolta anche sferzando le amministrazioni se è il caso, e questa è la potenza dei cittadini quando si organizzano, quando i cittadini possono diventare e vogliono diventare protagonisti, hanno un'energia che messa in circolo e poi messa in rete crea assolutamente solo circoli virtuosi e nessun circolo vizioso. Questo credo che sia il valore che ognuno di noi può decidere di assumere, di praticare
diventa anche una responsabilità individuale prima che associativa, insomma una piccola ma anche seria responsabilità. In questi mesi tutti coloro che si sono dedicati a noi per Roma, io devo ringraziare tutti quelli che sono qui, tutti quelli che tutti i giorni lavorano per l'associazione, non li nomino tutti, ma anche perché noi siamo animati dalla impersonalità attiva, tanto loro lo sanno, quindi grazie a tutti voi che siete qui e a tutti quelli che magari tra di voi non vi conoscete tutti, ma che ogni giorno lavorano perché l'associazione poi possa essere rispondente ad ogni richiesta. L'associazione sta crescendo, anzi si sta moltiplicando, quindi torna quel tema del PER, perché noi abbiamo nei mesi scorsi fondato, secondo lo stesso modulo, Noi per Bologna, e tra l'altro lo abbiamo fatto qualche tempo prima del terremoto, e quindi dopo la costituzione di Noi per Bologna abbiamo fatto due missioni per aiutare la popolazione terremotata in Emilia, e nella settimana Ventura fonderemo Noi per Latina, poi ci sarà Noi per Monza, spero Noi per Milano, stavo chiedendo a un'amica che è qui che cosa ne pensa, insomma chiunque vorrà moltiplicare questa buona prassi, io penso di poterla definire così, lo potrà chiedere e noi lo faremo, dopodiché sul territorio naturalmente ognuno dovrà portare avanti il lavoro dell'associazione. La serata di stasera era un saluto all'estate, è un saluto all'estate, però anche questa sera non abbiamo comunque voluto dare un valore aggiunto, come si dice in questi casi, perché abbiamo scelto non un catering qualsiasi, ma un catering d'eccellenza direi, è un catering che io ho avuto modo di incontrare durante una visita nel carcere di Rebibbia. La storia di questo catering la racconterà il presidente della cooperativa. Noi stasera abbiamo sostenuto il progetto Libera Mens e quindi sarà lui a descrivercelo. A me preme solo sottolineare che forse in un momento di crisi della politica, di stanchezza per un certo tipo di politica, per una cattiva politica, e anche in un momento di crisi economica e di direi di scollamento quasi del vivere sociale, io penso che dalla base, dai cittadini, da ognuno di noi debba emergere una risposta giusta, anche coraggiosa. Ognuno ci può mettere la faccia, può fare qualcosa di suo. Noi siamo quelli che non vogliamo sentirci dire si dovrebbe fare, si fa, facciamo. Basta organizzarci, mettere un po' di cuore, un po' di sentimento, molta energia, quella che Giulia mette ogni giorno, per esempio, insieme agli altri che costituiscono lo staff più operativo, ma anche ognuno di voi che stasera ha scelto di venire qui, magari poteva scegliere altri posti, altre cene, ha voluto dare comunque una testimonianza. Noi in queste cose ci crediamo e devo dire che se non ci avessimo creduto prima, comunque dovremmo crederci oggi, perché dopo questi mesi io ho solo conosciuto belle persone, ho visto le idee che camminavano con le gambe delle persone, ho fatto nuove amicizie, ho consolidato le vecchie e ho scoperto che c'è gente che non fa tutto tranne che risparmiarsi. Grazie davvero di cuore a tutti quanti.